Attanasio! Siamo dallo stadio Vezzuto Marasco di Monte di Procida. Oggi il Monte di Procida vince per 2-0, ma qui abbiamo una meravigliosa cornice di mamme che fanno parte, ecco, della scuola calcio montese con i propri figli. Accanto a me c'è la signora Barbara. Allora, signora Barbara, quanti anni sono che suo figlio frequenta questa meravigliosa scuola calcio? Sono oramai 3 anni che partecipo a questo progetto, è un progetto bellissimo veramente, e siamo un po' rammaricate del fatto che, come ci è giunto all'orecchio, probabilmente il progetto non continuerà, e questa cosa ce ne dispiace perché i bambini hanno imparato a fare gruppo, sono squadra anche al di fuori della, diciamo, dell'attività sportiva, e questa cosa a noi fa tanto piacere. Li supportiamo, li accompagniamo all'interno degli allenamenti, anche fuori, quindi veramente siamo rammaricati se dovesse non continuare. Ecco, perché il progetto potrebbe non continuare nel momento in cui non ci sia la concessione della struttura sportiva, cioè dello stadio Vezzuto Marasco. Abbiamo saputo di questa cosa e veramente ce ne dispiace, tutte siamo dispiaciute. Siamo con il presidente Franco Marasco, oggi un 2-0 importantissimo in chiave salvezza per il nostro Monte di Procida. Oggi un ottimo risultato, c'è stata una sola squadra in campo, veramente eravamo molto determinati, devo dire forse il 2-0 ci sta pure stretto, potevamo fare anche il 3, il 4-0. Una bellissima partita, si nota un miglioramento netto dei ragazzi. Devo dire la verità, siamo soddisfatti di tutto quello che abbiamo creato quest'anno. Presidente, meravigliosa cornice di bambini alle nostre spalle qui per la giornata del cuore, proprio per il progetto Calciando con il Cuore, che questi bambini aderiscono a questo importantissimo progetto. Sì, il progetto Calciando con il Cuore è ormai quasi da 3 anni che portiamo avanti questo progetto, grazie al contributo della Dragonet, nei signori di Michele e Vincenzo, e all'SD Monte di Procida, che avendo il campo in gestione possiamo permetterci anche di iscrivere 100 bambini gratis, completamente gratis. Questa è una cosa che ci fa onore, e credo che siamo uno dei pochi paesi in cui si vedono questo tipo di iniziative. Ecco, presidente, prima parlando con delle mamme in alcune interviste che hanno partecipato alla giornata del cuore, ecco, c'era una perplessità che riguarda proprio il rinnovo della concessione del campo. Le mamme sono molto preoccupate. Beh, il rinnovo della concessione, quello scade il 18 marzo di quest'anno, però noi già abbiamo chiesto il rinnovo per gli altri 5 anni, perché la gestione, il contratto dice 5 più 5, quindi credo che tranquillizzo le mamme, i genitori dei bambini, penso che questo non sia una cosa che ci può ostacolare a rifare il progetto negli anni futuri. Grazie, presidente. Grazie a lei, arrivederci.